In Giappone non ero riuscita a mangiarla, sono venuta qui a Dubai per trovarla, la cheesecake giapponese. Eccoci, siamo tornate in albergo con il nostro bottino di Uncle Fluffy. Questa è una torta giapponese, una cheesecake giapponese super fluffosa. Anzi, in realtà abbiamo preso due cose, due torte fluffose e poi una crostatina, tipo. Questa è la crostatina, sempre al formaggio. E questa è la famosa cheesecake giapponese. Ci siamo fatte un bel tè in camera. Sì. Adesso me ne verso un po' anch'io. Ne abbiamo prese due perché se è buona ce l'abbiamo anche per domani a colazione. Sì, sì. Allora, io questa torta l'avevo vista in dei video e la volevo assolutamente provare. Due anni fa sono andata a Tokyo e l'ho cercata per tutta Tokyo e non sono riuscita a trovare neanche un posto in cui la facessero. Ecco, adesso siamo a Dubai e abbiamo trovato questo posto, Uncle Fluffy, in cui la fanno. E quindi ora, niente, la sto per provare. Io pure l'ho vista in dei video. Pronta? No. Okay. Ok, per essere morbida è morbida. Sì, è così morbida che non è servito al coltello. Vai, provi prima tu. Ti piace? Approvata. E tu non la volevi neanche prendere perché no, il formaggio. Sentiamo. È come me la immaginavo. Ops, me la sono un po' buttata addosso. Ah, sto tè bollentissimo. Lo sono un po' buttata addosso. Lo sapevo io. Alissa sei sempre la solita. Ti sei bruciata anche? Pure, era perché ridi? Non lo so. Va bene. Ridi perché c'è l'Uncle Fluffy. Bene, ragazzi, noi adesso ce la mangiamo, non vi facciamo vedere tutto il nostro pasto, perché non credo che vi interessi molto, però mi raccomando, se trovate un posto che si chiama Uncle Fluffy, che fa queste torte, provatele, perché sono buonissime. Ora mi devo sbrigare prima che Alissa se la mangi tutta, mi sa che non ci arriva a colazione l'altra. Papà, è arrivato papà! Non si ruba la nostra torta! Meno male che almeno a Daniel non piace. Piace? Non dovevamo fargliela assaggiare. Domani ci torniamo. Anche Fluffy. Già il nome è bello, lo zio Fluffy. Zio fruffettoso. È troppo buono. Sembra di mangiare una nuvola. Allora, la prossima volta che andiamo in aereo ci mangiamo un Uncle Fluffy nuvola. Se le nuvole avessero un sapore, saprebbero di cheesecake giapponese. Dobbiamo aprirne uno in Italia. Non è giusto che non esiste. Sì, vabbè, però noi non le sappiamo fare. E ce le insegneranno. E ce le mandiamo tutte noi. Dopo c'è quel rischio che arrivano i clienti. Salve, vorrei una tortina. No. No, ce la mangiamo noi quella. E allora mi dia l'altra. No, ci mangiamo noi anche quella. Comunque, finora a Dubai non stiamo facendo altro che mangiare. Stiamo facendo la recensione di tutto quello che mangiamo. Eh sì. Non so se vi interessa, noi però lo facciamo. Noi lo facciamo comunque. Pronta a recensire anche questa tartina, non so cos'è. Tartelletta. Un pezzettino, dai, perché abbiamo già mangiato troppo. Eh sì, e poi ora dobbiamo andare a dormire. Ecco. Ma non riesco a prendere. No. Addirittura meglio. Come meglio? A te non piace. Qui si sente un po' di più il formaggio. No. Bocciata per Alissa. Ma no, io non lo sento il formaggio, è proprio che mi fa blè. Ok, allora. Non si dice schifo al cibo. No, non si dice, brava. Però questo da Alissa non è piaciuta. È piaciuta a me. È piaciuta a me.